Ciao ragazzi, Ciao ragazzi. siamo di nuovo in palestra perché Ma chissà, tanto per vi cambiare. mancavamo un po', insomma, in palestra. Abbiamo fatto un po' di video Infatti. di chiacchiere, adesso siamo tornati sul pezzo. Abbiamo deciso che faremo un nuovo format e sappiamo già che sarete contentissimi. Assolutamente. Cioè, Alberto, cosa faremo? Allora, faremo vedere degli esercizi di ogni gruppo muscolare che poi andremo a fare settimanalmente. Diciamo tendenzialmente due video alla settimana. Esatto. Esatto, di due gruppi muscolari. Un video lo farò io, un video lo farà lui sullo stesso gruppo muscolare. Quindi settimanalmente sarà un gruppo Esatto, muscolare sì. e faremo vedere diversi esercizi. Quello che ci interessa è insegnare la pratica delle Esatto, buone e esecuzioni. l'esecuzione, Ok? e capire il concetto di tecnica corretta per quanto riguarda lo sviluppo Muscolo. muscolare, perché questo deve essere Parliamo chiarito. di bodybuilding. Parliamo di Non bodybuilding, siamo pesisti, non siamo strongman né eccetera, eccetera. strongwoman, non facciamo i crossfitters, Esatto, non facciamo i maratoneti, non facciamo i esatto. ciclisti, facciamo i bodybuilder. Quindi parliamo di bodybuilding. Bimbi. Tutto il resto Esatto, sviluppo è un altro muscolare. sport. Quindi no, a noi preme insegnarvi le esecuzioni dei movimenti perché, ragazzi, vediamo delle cose assurde in palestra, anche da gente che millanta anzianità di allenamento di Esatto, 10-20 anni. esatto. Si vedono delle cose aberranti. Quindi chiariamo dei concetti e poi sta a Certo, noi voi. cercheremo di guardare attentamente alcuni dettagli, alcune cose che normalmente gli altri non fanno. Esatto. Questo è frutto della nostra esperienza, ovviamente, perché lasciamo stare i testi, ovviamente, sacri di anatomia, fisiologia, eccetera, eccetera, però noi parleremo di quello che noi personalmente abbiamo fatto e abbiamo fatto fare ai nostri clienti. Assolutamente, certo. Va bene? Allora, oggi faremo spalle. Spalle, esatto. Quindi andiamo. Siete pronti? Go. Ciao. Ragazzi, beh, qui ovviamente c'è anche Rocco. Rocco che è stanchissimo oggi perché ha cambiato le mie quattro ruote, mi ha cambiato le gomme oggi. È stato con me ed è morto. E quindi lui oggi si riposa. Lui fa momento riposo e noi vi facciamo vedere le spalle. Ok? Ciao Rocco, buongiorno. Buonanotte, Topino. Ciao. Allora ragazzi, abbiamo parlato di deltoidi, quindi partiamo con i deltoidi laterali. La parte importante, quella che fondamentalmente dà la rotondità, l'ampiezza, le spalle. Un po' col dorsale, l'abbiamo già detto in mille video, ma ridiciamolo, sono quei gruppi muscolari che creano la bella linea, il V-shape, una bella spalla rotonda e ben formata, un bel dorsale ampio, creano un'illusione anche quando non c'è proprio il vitino, è un bacino stretto stretto. Cerchiamo di portarci più in larghezza possibile. Ci sono mille esercizi da poter fare con i manubri, con i cavi, eccetera. Adesso vediamo le alzate laterali con i manubri e con i cavi e vediamo le diverse esecuzioni, perché ci sono metodi differenti che vanno bene, ma bisogna farli un po' con criterio. Allora, il metodo tradizionale, alzata laterale classica, a me piace partire dal fianco. Cioè, da qua e non da qua, e dopo facciamo anche con la partenza da davanti. Vi spiego il motivo per il quale non mi piace farlo così. Salgo fino all'altezza delle spalle e scendo. Salgo e torno ai fianchi. Il movimento è leggermente avanti, non è completamente in linea con la spalla, è leggermente avanti la verticale. E vedete che adesso appoggio un attimo i manubri. Il mio braccio è in linea, spalla, braccio, avambraccio, polso, tutto su una stessa linea. Questa non è questo,
col polso spezzato perché vi fate male ai polsi, non è questo e non è questo. Non ruotate le spalle. Stessa cosa, non andate oltre la linea della spalla. L'errore che si vede più frequente è questo, di andare su, qua, oltre ormai deltoide non lavora, lavora articolazione, serve a poco. Idem questi lavori. Se dovete fare delle parziali che sono un'altra cosa, ok, ma l'alzata tradizionale è il movimento è completo, è fino alla linea della spalla. Come vi dicevo prima, si può anche fare l'esecuzione partendo da davanti, ok? Quindi c'è una maggiore espulsione, quindi il movimento si allunga un po', ma da canto mio, soprattutto quando lo vedo fare da chi non è proprio molto esperto, l'errore o l'aiuto che vi date è quello di usare la schiena. Cioè, il movimento è questo, ok? E non è più un lavorare con le spalle. Quindi, se siete sicuri di non aiutarvi, di non avere troppo citi con la schiena, va benissimo anche la partenza da davanti. Viceversa, se avete il dubbio di spingere un po' troppo di schiena, tenete le braccia ai fianchi. Si possono fare ovviamente anche da seduti. Ricordatevi che stare seduti non è un aiuto, perché la gente pensa, che bello, sono seduto, sono più comodo. No, avete meno aiuto perché la schiena si muove meno, siete più bloccati. Se addirittura siete seduti e anche con uno schienale, siete ancora più comodi, ma in realtà avete ancora meno aiuto perché siete ancora più bloccati. Per cui tutto quello che fate da seduti e con uno schienale diventa ancora più limitante e più faticoso. Ok? Quindi questa era l'alzata laterale con i manubri. Non esagerate con i carichi, il deltoide è un muscolo piccolino, la necessità è quella di sentire il bruciore, la congestione. Se avete dolore all'articolazione è un altro discorso e qui non stiamo parlando adesso di dolori articolari, di problemi articolari, ne parleremo in un altro video. Adesso andiamo sempre sull'alzata laterale, ma col cavo e con la maniglia. Bellissimo esercizio anche fatto col cavo. La differenza del lavoro col cavo rispetto a quello col manubrio è che qui la tensione è costante, sia nella fase negativa, cioè quando scendo, sia nella fase positiva. Quindi sento sempre il muscolo in tensione. Quindi non è necessario mettere 50 kg per dimostrare che siamo forti e poi ci spacchiamo l'articolazione. Basta poco carico. Io ad esempio così faccio fatica con 5 kg, sono solo 5 kg e io faccio fatica perché lo voglio fare fatto bene. Quindi salgo e scendo, su e giù. Qui ovviamente se non fate scemenze e vi buttate con la schiena, partite pure da davanti, eh. Si può anche partire da dietro la schiena, però un pochino più scomodo. Sempre il solito discorso di non spezzare i polsi. Blocco il polso con l'avambraccio. Primo un braccio, ovviamente, e poi l'altro. Qua stiamo lavorando a un braccio singolo, molto efficace anche fatto col deprocavo. Senza la maniglia diventa molto più faticoso, quindi poco carico. Ve lo faccio vedere, è un'altra alternativa, quindi tre alternative, sempre di lavoro sul laterale. Vi ricordo una cosa. Non è che perché adesso noi facciamo vedere tre esercizi via uno sotto l'altro, dovete fare il vostro programma di allenamento e diventa questo. Questa non è una scheda di allenamento. Vi facciamo vedere degli esercizi che possono essere inseriti in una scheda di allenamento.
quando c'è un esercizio di alzata laterale, apertura laterale, è più che sufficiente, non è che dovete farne tre, ok? Il concetto è spiegarvi cose diverse con esecuzioni corrette. Non è una scheda di allenamento questo, lo ripeto. Allora, qua mettiamo 2,5 perché è pesante. Lo dico perché no, secondo me è una cosa scontata, ma le cose scontate mi rendo conto che poi non lo sono mai. Impugnate il pomellino qui del cavo, non il moschettone, perché l'ho visto fare, cioè non è questo, eh. Impugnate il pomello, non è necessario prendere le maniglie, si può anche fare, a me piace di più fatto così. Quindi incrociate le braccia avanti e fate lo stesso identico movimento che facevamo col manubrio. Mi salgo e scendo piano. Anche qua non spezzate i polsi, non vi buttate avanti e indietro, non fate questi lavori qua. Poco carico, ma quel poco deve andare sul deltoide, non sul lombare, non sulle gambe, non muovete le gambe, state fermi. Ok? Quindi, tre esercizi, due fatti col cavo, uno fatto con i manubri, super efficaci. Sceglietene uno e mettetelo a vostra disposizione, insomma, cercando di sentire il pompaggio, la congestione muscolare. Laddove non lo sentite, o il carico è troppo basso, o l'esecuzione è scorretta. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima.